Stiamo facendo assaggia movie, cioè assaggi di trailer, i nuovi trailer del momento, quelli caldi. Mangia, 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 mangia trailer. Sì, oggi facciamo questo. Registratevela, ve la mettete come suoneria. Cominciamo con il trailer di Smile 2. Ecco, questo sono curioso perché il primo, per quanto fosse banale, piaceva la faccia che sorrideva, era inquietante. Partiamo? Allora. Ah, questa è la pubblicità. Stavo guardando la pubblicità. Ascoltami. Ricordi Luis Pregoli? Quello no, non me lo ricordo. 17. Sono andata a casa sua. E quando sono entrata... Luis? Luis? Ciao, mi chiamo Luis. Che cosa c'ha? No, no, se lo Lui mi sorrideva. Certo, sì. Ah, ma lei è famosissima. Tutto ok? Quanti attori famosi, oh. Ovunque. Hai assistito. Anch'io vado in giro così. E ti sei attaccato addosso. Ti sei attaccato al culo. 911, qual è l'emergenza? C'ho rabbia! Queste morti sono tutte collegate a te. Questa frase c'è sempre. Nessuno è sopravvissuto. Sky, puoi farcela. Aspetta, aspetta, aspetta. Queste morti sono tutte collegate a te. Questo qui lo voglio vedere. Nessuno. Guarda, guarda. Porca miseria, me lo sono perso. Aspetta, aspetta. È impossibile fermare la dura poco. Guarda che belli. Guarda che belli che sono. Sembrano le falangi di Demon Souls. Sta facendo festa, sta facendo. Guarda, sorridono tutti. Cioè, se la prendi questa immagine decontestualizzata dal film, sembra, non so, la pubblicità di una festa, di quelli dei cellulari, dove ballano tutti a destra e a sinistra. Io quando dicono pizza gratis, esatto, bellissima questa. La mettiamo come sfondo. Sky, puoi farcela. No, puoi farcela. Ora torna là fuori. Sentite la banalità delle frasi. Oh, questo qui è il figlio di Jack Nicholson. Cosa? Guardatelo qua. Questo qui è il figlio di Jack Nicholson, il prossimo candidato a fare cose orribili, terribili. Di usarmi. Come si ferma? Ti dovrò uccidere. Cosa? Ha ereditato il suo bel sorrisetto. L'accendiamo. Che paura, lo spavento! A qualunque costo! Tu non hai il controllo! No, non ce l'hai, no, il controllo. Ce l'ho io! Ce l'ho io la brioche! Devo fermarlo. Facciamo vedere, non so come le chiappe. Un po' di ciappetto. Esatto, che questi film, se non ci sono i vecchi porcelli, sono film per i vecchi porcelli. Vedete? Bellissima! Aspetta. Bellissima. Questa è la locandina del film, eh. Allora, sa di... Però questo sembra più interessante, no? Sembra più interessante. Almeno questo mi ha fatto più venire... No, allora, il primo... Allora, è che sono pesanti quei film. Cioè, il buco è proprio pesante come film. Questo qui, invece, sembra più divertente. Ci sono gli attori famosi, sono i colori... Non lo so. Questo mi attira di più. Anche il buco 1, bello, originale, però... Che due maroni, eh. Attenzione, questo qui forse uno dei più attesi, almeno da me uno dei più attesi. Terrifier è la rivelazione degli ultimi anni che più ho amato. Occhio al doppiaggio, che è molto interessante. Ma è doppiato in italiano? Sì, sì. Parliamo del serial killer più famoso dopo Jack lo Squartatore. Oh. Credo che molta gente non veda l'ora di sentirti parlare dopo tutto questo tempo. Io non vedo l'ora. Cosa ti passa per la testa quando è così vicino? Subito gli spurcialamenti, eh? Hai capito? Abbiamo già capito dove va a parare, eh? Oh, da Babbo Natale? Fantastico. L'ho visto oggi. Chi? Sto cazzo. Come puoi essere sicura che fosse cioè, lui? Aspetta. E indossa la maschera di Babbo Natale. Fantastico. Questo qui è fantastico. C'ho un bel dono per te. Qualcuno ha ordinato una cetta? Perché sarebbe dovuto tornare? Anche se fosse ancora vivo, cosa impossibile. Non avrebbe preferito scappare il più lontano possibile da te? Perché doveva scappare il più lontano possibile? Cioè, scusami, ma aveva proprio la dog face. Perché la pava? Perché doveva scappare il più lontano possibile? Non ho capito. Cioè, un killer vuole solo ammazzare. Tu lo sconfiggi. Accetta questo dono. Sappiamo che non è finita. Lo sappiamo che non è finita. Aia! Appara!
La porta accettata, mega citazione questa qui, eh? La motosega. Bello! Sto male, ora spulcellamenti. Per la prima volta al cinema, perché gli altri Terrifier non erano mai usciti al cinema, no? No, no, non avevano passato un intendente. Ragazzi, cioè... Ulla! No, aspetta, forse per la prima volta al cinema in Italia. Non vedo l'ora di festeggiare il Natale più bello di sempre, sarà pieno di divertimento. Eccolo lì che arriva sempre col suo saccone della mondezza. Gioie e risate. Opparà. Arriva prima, quindi non esce a Natale, attenzione. Esce a fine ottobre. Attenzione. Cioè, ragazzi, ma quanto è bravo l'attore di Terrifier, proprio dal punto di vista fisico, cioè proprio fantastico. È Jim Carrey. È Jim Carrey dentro, tu dici che c'è lui. Sì, sì, sì. Bello, questo qui per me most wanted proprio. Boccaloni, scegliete un trailer che non abbiamo visto. Vai, sparate un trailer. Squid Game 2 però è uscito? Ah, attenzione, 2 giorni fa. Ed è il canale ufficiale di Netflix. Vediamo un po'. Bello. Noi eravamo rimasti che lui è quello che va ad adescare le persone con il giochettino delle buste. Vedi che acchiappa le buste. Busta rossa e busta blu. E con le tre carte. I soldi, sì, sì, lui è... E tra l'altro lui l'abbiamo già visto anche un altro film. Sono in Train to Busan, se non sbaglio. L'uomo senza mento. E quindi? Quindi questa sarà una scena del cazzo, uguale al primo. Ah! Sono un Keiman Bonasiesmico. Sì, sì, col cat, va bene? Col cazzo indorato e fritto. Ah, fine, così, c'è proprio per... Ecco, allora, vi dirò una cosa. Quelli che adesso si chiamano teaser, per me sono i trailer. Cioè, per me un teaser è come dovrebbe essere un trailer. Il trailer è uguale, ti faccio vedere un po' di film, per vedere così ti viene voglia di vederlo. Ne vogliamo guardare un altro? Dai, un ultimo. Mi sta piacendo. Il Mangio Movie si è appassionato. Sì, mi sta piacendo questa, faccio anche tutta la live. No, allora, c'era Long Legs con Nicolas Cage, che non ho visto... Ok, no, questo va visto, sì, per forza. E perché questo non solo va visto, ma secondo me va anche sconfitto sul canale ufficialmente. Cucù! Cucù! Neon è la produzione FBI. Is it scary being a lady FBI? No, è la storia di un killer, questo. Bello il gattino mannaro. Il gattino mannaro, attenzione, c'è una lettera. Una lettera nel corpo firmata con una sola parola. Quindi questo killer si firma Long Legs. Gamba lunga. Mi ricorda molto anche come scena. Come regia mi ricorda Zodiac. And on his horns he wore 10 crowns. I soliti pentacoli. Quindi non è soltanto un thriller, c'è anche del satanico. Questo è Nicolas Cage, questa è la sua voce. Because you are the dark. Madonna, questa qui è inquietantissima, sta cosa. Oddio, guarda che si vedono gli occhi. Mamma mia! Never once. Una volta? They scared me. Mi hanno spaventato. Cosa stava facendo quella lì? Quello era l'Edgar Abito. Era l'Edgar Abito. Sì, è lui! Però Long Legs. Long Legs. Bello, bello, bello. Tra l'altro io di questo film so soltanto che Nicolas Cage in un'intervista ha dichiarato di non voler fare più film horror. Lui ha detto: bello, mi sono divertito, ma film horror non li voglio fare. Però cazzo, è bravissimo, sono perfetti per lui questi ruoli. Tanto l'Oscar l'ha già vinto, ma che cazzo gliene frega, ma falli, ti pagano. Vogliamo Willy's Wonderland 2. Mamma, Willy's Wonderland 2, che bello.